Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo e sono qui per parlarvi della meraviglia che trasmettono degli esserini pelosi, confusi con le formiche. Sono le motille, piccole ma per niente intimorite da noi o da altri disturbatori. Pochissimi sono gli scienziati che ne abbiano affrontato la ricerca e lo studio, che resta tutt'oggi uno dei più incompleti e misteriosi. Sigla. Le motille sono i menotteri, come le formiche e le vespe, un ordine di insetti tutti dotati di un pungiglione, perciò detti aculeati. La famiglia è quella dei motillidi, detti formiche di velluto, ricoperte come sono da una folta peluria. Ma è solo un soprannome, le formiche non hanno la pelliccia. Le dimensioni del motillidi sono comunque contenute, anche se esistono specie grandi fino a 2 cm e specie piccolissime, non più di 2 mm di lunghezza. I motillidi del mondo finora catalogati arrivano a 4.600 specie, divise in 8 sottofamiglie: mermosini, pseudofotopsidini, ticoplini, ropalomotillini, sferotalmini, dasilabrini, mirmillini e motillini. Possiamo subito affermare che le motille non hanno particolari predatori che le possono abitualmente minacciare. Il loro pungiglione, molto esteso, produce una puntura davvero dolorosa, anche se l'effetto è di breve durata e sull'uomo normalmente non produce danni. Per ricordare agli aggressori cosa potrebbe accadergli se ci riprovano, le motille presentano dei colori riconoscibili, in certi casi anche metallizzati, vistosi e appariscenti. Come accade a diverse specie del mondo, i maschi possiedono molto meno risorse. Oltre a vivere poco, con l'unico scopo della riproduzione, non dispongono di nessun mezzo di difesa e sono costretti a simulare il possesso del pungiglione con colori mimetici di tipo batesiano. I colori della femmina avvertono che può realmente procurare un forte dolore, quindi diciamo che si tratta di mimetismo mulleriano. Il termine mutilla deriva dal latino mutilus, mutilo, cioè mancante di una parte del corpo. Il riferimento riguarda la femmina, che non ha le ali, di cui invece dispone il maschio. Sia il maschio che la femmina sanno produrre uno stridio caratteristico che accentua la loro presenza allarmante. Il suono è prodotto dallo sfregamento di un settore del dorso con quello successivo. Il maschio che ha le ali può volare e fuggire via, la femmina corre a zigzag all'impazzata a 30 km orari e senza mostrare segni di stanchezza. Le mandibole di una o dell'altra, oltre a morsicare, possono anche emettere una secrezione irritante che disturba eventuali assalitori. Non hanno bisogno di luoghi molto erbosi o particolarmente umidi, ma sono tutti con presenza di sabbia o pietrisco, sempre legati alle esigenze delle loro larve. Le zone aride e arenose dove li potreste trovare quando la temperatura va dai 30 ai 42 gradi. Allo stesso modo i sentieri pietrosi, che ospitano esseri per loro molto utili. Le alte rive sabbiose dei torrenti del mondo sono abitate dalle specie gradite alle motille. Tra gli ambiti rocciosi screpolati si aprono fessure per diventare rifugi molto ospitali. Le motille sono creature essenzialmente solitarie. Le femmine, anche se nella stagione fredda riposano sotto tele di ragno protettive, vivono un'esistenza stressante ed è difficile trovarle del tutto integre. Devono scavare, inserirsi in cavità, usare di continuo le mascelle e il pungiglione fino allo sfinimento, ma anche incontrare il maschio e fare le uova. Ecco perché nel periodo degli accoppiamenti le femmine non sono sempre accondiscendenti. Emettono i loro feromoni da una piccola apertura dorsale o addominale. I maschi, dal canto loro, non sono molto svegli o prestanti. Si è visto che un esemplare, a cui è stata avvicinata la partner, ha tentato l'accoppiamento senza nemmeno capire che non era una femmina della sua stessa specie. L'enorme differenza tra i maschi e le femmine, in qualunque specie di motilla, probabilmente dimostra che tutte le strategie sono concentrate sulla femmina, che può vivere anche un anno. E ai maschi è solo concessa la possibilità di osservare volando il loro territorio e individuare una compagna con cui accoppiarsi. Il maschio non è particolarmente garbato e la afferra con le mascelle per trascinarla in un posto sicuro. Lei si divincola e cerca di pungerlo. Se lo colpisce non è piacevole,
Le specie che presentano maschi più forti, grandi anche tre volte la femmina, applicano l'accoppiamento cosiddetto foretico, quando cioè lui la solleva di peso per unirsi a lei in volo e trasportarla lontano. La manovra è utile per maggior ampliamento del territorio e un'efficiente ricerca di ospiti dove collocare le proprie uova. Normalmente le vittime sono altri imenotteri aculeati, il cui nido sta sottoterra o nascosto nelle profondità di un mucchio di pietre. Vediamone alcuni tra i più importanti. Quasi tutti i predatori. Il lupo delle api, che mangia i fabbricanti di miele catturandoli molto abilmente sui fiori. La vespa a testa quadrata, che nutre le sue larve con mosche. La vespa della sabbia invece è il predatore della mantide. E la vespa delta vasaia caccia i bruchi. L'anatema di larra è il nemico principale del grillo talpa. L'ape mineraria, dalle zampe pelose, è vegetariana, come le normali api, e raccoglie il nettare. Anche il bombo terrestre ha le stesse abitudini. E la mosca zezè, la mosca del sonno, come molti sapranno, è un pericoloso succhiatore di sangue. La mutilla sente la loro presenza anche a diversi centimetri sotto la sabbia e scava velocemente, con sicurezza, per raggiungerli. L'astuccio che contiene la larva viene aperto e la mutilla ne blocca lo sviluppo col suo pungiglione. Poi ci incolla sopra una o due uova. Le mutille sono parassitoidi, vale a dire che i loro piccoli divorano l'ospite e sono quindi carnivori. Gli adulti si nutrono di nettare dei fiori, visitando le loro corolle, traendo molta energia da quelle sostanze zuccherine. Perciò gradiscono anche ciò che trovano lungo il percorso degli afidi, i pidocchi delle piante. La melata dolce sono i loro scarti, zucchero dolcissimo. È davvero notevole come nelle mutille il mimetismo abbia raggiunto limiti estremi, impensabili. Esistono interi gruppi di individui che sembrano tutti appartenere alla stessa specie, pur facendo parte di almeno 150 specie diverse. Ha prevalso un certo tipo di avvertimento, che tra i potenziali predatori risultava il più conosciuto. Per questo motivo molti mutilidi per anni sono stati catalogati con lo stesso nome scientifico. Solo l'analisi genetica ha rivelato il grossolano errore e non è stato l'unico malinteso. Molti maschi e femmine, difficilmente abbinabili, sono stati visti come specie diverse. E tuttora i dubbi sono tanti. Ci sono zone come l'Australia quasi del tutto inesplorate. In Norvegia si sono scoperte soltanto 3 specie di mutilla. In Africa del Nord più di 100. Le specie italiane sono 55. Per farcene un'idea, ne vediamo alcuni esemplari femmina con i loro consueti colori: ruggine, nero, bianco, argento e talvolta oro. La mutilla europea è il principale predatore di molte specie diverse di bombo, ma senz'altro non compie stragi e partecipa a un'equilibrata selezione naturale. Il suo maschio è considerato un modello molto simile a tutti gli altri maschi, che si differenzia attraverso particolari poco evidenti. La Ronisia barbara, tra le mutille italiane più grandi, come la precedente, è il parassita dell'anatema di larra, l'imenottero che abbiamo visto prima. La sua area è compresa tra la Francia e il Nord Italia. La sigilla dorsata presenta un grosso pallino dorato al centro dell'addome, è tipica dell'Algeria, e tra l'Italia e la Francia si trova da Genova a Tolone. Il maschio è quasi introvabile. La Smicromirme rufipes si presenta più sottile, meno massiccia. C'è stata molta confusione nel riconoscimento del maschio. È uno dei parassitoidi della vespa a testa quadrata, che anch'essa ha larve sotterranee. La Dasylabris maura è una bella mutilla, piuttosto ricercata dagli studiosi. Tipica dell'Austria e della Mauritania, si trova anche in Italia. La sua preda preferita è l'Amofila eideni, un altro imenottero scavatore predatore che nutre le sue larve con quelle dei crisidi, brillanti vespe metallizzate che tratteremo in seguito. E parlando ancora di mimetismo e di mutillidi, notiamo un'altra stranezza che indirettamente li riguarda. Ci sono dei coleotteri come il Clenio mutilla, Clerus mutillarius, un cleride che si serve del loro aspetto per far credere di possedere un pungiglione micidiale. Sembra complicato, ma il mondo è un equilibrio di creature, ciascuna indispensabile alla vita dell'altra. E dovremmo riflettere perché ci siamo dentro anche noi. Gettando uno sguardo al resto del mondo, le particolarità di questi insetti si fanno ancora più bizzarre. A seconda di quanto era grande la preda su cui è stato deposto l'uovo, nascerà un esemplare di maggiore o di minore dimensione.
due esemplari di Nemka viduata ne siano un esempio. La stessa specie si presenta con un individuo di 17 mm contro uno di soli 6 mm. La formica cardo, da Zimutilla gloriosa, presenta un curioso collegamento con una pianta medicinale delle sue parti, cioè l'ovest del Nord America. Quel vegetale produce dei bei fiori gialli. Il suo nome è creosoto, l'arrea tridentata. È un cespuglio in grado di rubare l'acqua alle piante vicine. Il suo seme forma un involucro peloso, bianco, simile alla Zimutilla. Questo fa pensare che sia stata la pianta a sviluppare la somiglianza, per allontanare tutti gli animali che conoscono il veleno della mutilla. Esiste anche una specie cilena che ha raggiunto un livello da leggenda, chiamata killer cow, ammazzabuoi o ammazzamucche, lunga 2 cm. È la formica panda, è Ospinolia militaris. Molti si fanno pungere in diretta per dimostrare il loro coraggio. Il dolore è veramente acuto e l'impresa è veramente sciocca. Rispetto alle altre si presenta molto riconoscibile con un corpo elegante, nero, disegnato di bianco e la testolina a ciuffo tutta bianca. La vespa di velluto rosso, Zimutilla occidentalis, in quanto a puntura non è da meno, si dice che possa far morire dal dolore. Ma dubitate di queste frottole metropolitane. Già il loro nome volgare è stato falsato e ovviamente queste specie non sono né vespe né formiche, ma mutille. Cari amici, avete capito che razza di insetti sono questi? Che studio complesso e affascinante rappresentano? Iscrivetevi, presto altri insetti vi mostreranno i loro segreti. Dateci il vostro mi piace, cliccate sulla campanella e riceverete la notifica di ogni puntata. Grazie e ciao a tutti!